Ciao a tutti, domani sabato 4 febbraio alle ore 14 al Cosenza, Gigi Marulla, la Vernana, cercherà continuità contro una squadra difficile, cercherà i tre punti se possibile o comunque cercherà di portare punti proprio nel segno della continuità di risultati ed è importante uscire con uno o tre punti da Cosenza domani, anche se come abbiamo detto l'avversario è molto difficile, essendo ultimo in classifica, ma con una grande ambizione, cioè quella di risalire la classifica appunto, e anche perché si è rinforzato nel calciomercato di gennaio e si è diciamo migliorato. Questo è quello che è emerso anche dalla conferenza stampa della vigilia del nostro tecnico Arelli Andrazzoli, che sul Cosenza ha speso belle parole dicendo che nelle ultime due partite ha giocato molto bene e che si è rinforzato in questo calciomercato di gennaio che si è chiuso qualche giorno fa, per cui staremo a vedere. Ovviamente l'avversario è un avversario difficile, servirà come al solito la miglior Ternana, una Ternana che sappia far gol soprattutto prima del Cosenza e che sappia allo stesso tempo difendersi. Il nostro tecnico vede molto bene i ragazzi, continua a vedere dei miglioramenti e questo ci fa assolutamente piacere, vede un gruppo che può fare grandi cose, può dare tanto e far tanto in questa categoria, per cui ci aspettiamo anche domani una buonissima prestazione, perché serviva un po' una vittoria per scacciare la crisi. Contro il Modena è arrivata anche con una prestazione degna di nota, soprattutto per il primo tempo, perché potevano essere tre i gol in favore della Ternana, per cui questo darà sicuramente fiducia. Speriamo che i nostri ragazzi ritrovino le loro giocate, che si sappiano ritrovare. Pensiamo a Luca Chiringhelli, adesso è sempre uno dei migliori in campo, nonostante qualche stagione e qualche partita in colore, adesso essendo un esterno di centrocampo si è ritrovato, sta giocando molto molto bene, quindi speriamo che si ritrovi anche per esempio Anthony Partipilo, che non trova il gol da varie partite, o comunque che si ritrovi e che continui il suo percorso di recupero Cesar Palletti, che può essere l'arma in più delle nostre ferie, per cui speriamo che domani sia un'altra buonissima prestazione e un'altra buonissima partita, ovviamente sperando di portare via dei punti, di ottenere un risultato che consenta alla Ternana di poter continuare a crescere. Sicuramente domani è una partita spartiacque, si deciderà se questa Ternana sosta il futuro, nel senso si deciderà se questa Ternana è matura o no, perché far punti domani paradossalmente è più importante di farli con il Frosinone, perché tu quando giochi contro il Frosinone sai già della difficoltà della sfida, già sai che devi lottare su ogni partita perché sono anche magari più forti. Domani tu potresti sottovalutare la squadra, perché la classifica dice che la squadra avversaria, perché la classifica ti dice che il Cosenza è ultimo, per cui potrebbero non essere al tuo livello, potrebbe essere una rosa molto più tra virgolette scarsa della tua, per cui è una partita facile, però poi rischi di non lottare su ogni pallone, il Cosenza sì, e sarà il Cosenza a vincere la partita, per cui, o comunque il Cosenza o la squadra avversaria, per cui sarà fondamentale a livello mentale questa partita, soprattutto perché se riesci a far punti domani significa che sei veramente maturo nel senso che tu giochi allo stesso livello sia con la prima che con l'ultima, e questo è quello che si chiede e quello che poi ti porta a fare grandi risultati, perché se ogni partita la si giochi con la stessa intensità, con la stessa voglia di vincere, poi alla fine le gran parte delle partite le vinci, per cui speriamo che sia una buonissima prestazione anche domani. Per il resto io vi ricordo innanzitutto che questa sera c'è Palla al Centro su AM Terni Television, canale 84 del digitale terrestre, dove Francesca Tatori intervisterà il capitano delle Fere Antonio Palumbo e scopriremo le sue passioni, la sua vita anche al di fuori del Libero Liberati e del campo da calcio e tutto diciamo quello che riguarda Antonio Palumbo come persona e non solo come calciatore. Poi vi ricordo innanzitutto che domani sempre su MTerni Television, canale 84 del digitale terrestre, è possibile seguire la Ternana in modalità show, perché appunto c'è la trasmissione Ternana Live Show dove si ride, si scherza e si segue anche il risultato della Ternana e la prestazione delle Fere. Al termine della partita c'è il post partita con tutte le interviste a caldo dei principali interessati, cioè dei giocatori, allenatori e quant'altro.
Poi vi ricordo che è possibile vincere dei premi per voi e sostenere la città di Terni attraverso il sito BKT Premio, perché è un concorso della serie B chiamato Fattore Campo, dove voi potete vincere dei premi della vostra squadra del cuore, la Ternana nel nostro caso, e aiutare la città di Terni a ottenere un progetto finanziato, per cui c'è un doppio vantaggio. Per il resto non ci resta altro che aspettare le ultimissime ore, ricordando che sono in questo momento circa 43 tifosi che domani ricorderanno che raggiungeranno le fiere a Cosenza. Il numero ovviamente può salire, e facendo gli auguri a Mamadou Coulibaly, perché oggi è il giorno del suo compleanno, e speriamo che domani si faccia un bel regalo. E quindi non ci resta altro che aspettare il fischio di inizio domani alle 14 di Cosenza Ternana.